Mancano pochi secondi alla fine di Milan-Roma. Romagnoli ha sfiorato proprio adesso il gol del 4-3. Ce la siamo scampata bella. Manca veramente poco, è una partita pazza. 3-3 il risultato al momento. L'abbiamo ripresa con Kumbulla proprio pochi minuti fa. È un risultato importante. Ora dovrebbe fischiare la fine l'arbitro. E così è, finisce 3-3. È un ottimo punto, un ottimo pareggio, perché il Milan è in forma. È una gran bella squadra al momento, non è facile affrontarli. Avrebbe anche meritato la vittoria, c'è da essere onesti, però la Roma ha fatto una onesta partita, una buona partita, ha creato delle occasioni. Certo, il Milan ha creato di più, ha colpito un palo, ha avuto adesso proprio questa occasione clamorosa per vincere la partita, però la Roma è sempre stata sul pezzo, è mancata molto negli esterni oggi la Roma, tra Karsdorp e Spinazzola. Karsdorp nullo in fase offensiva, disastroso in fase difensiva. Spinazzola è mancato molto, sono mancati molti i suoi spunti offensivi sono mancati veramente tanto, erano sempre una bella fonte di occasioni. Oggi è stato molto bravo Calabria e Salemaker a inibire le azioni del nazionale italiano. Andiamo un po' però in cronaca. Allora, il Milan è andato subito avanti con Ibra dopo due minuti, gran palla di Leao e gran bella anticipo di Ibra su Mirante, difesa della Roma un po' disattenta in quell'occasione. Subito pareggio di Dzeko su uscita a vuoto di Tatarusanu, e primo tempo che è andato via un po' così, con più Milan che Roma sotto il profilo delle occasioni, con un palo di Kier e un'altra bella occasione poi sventata da Mirante. Secondo tempo riparte come il primo, subito gol del Milan, grande accelerazione di Leao su Karsdorp, palla in mezzo, Salemaker da solo praticamente ha battuto Mirante. Dopo la Roma è uscita un po' fuori, però non ha mai subito troppo le azioni del Milan, è sempre stata comunque bene in campo, non ha mai sbragato, tra virgolette. Abbiamo trovato il pareggio su un rigore inesistente, che non c'era, perché è un fallo di Pedro su Bennacer. Veretout, come al solito, un cecchino, ne ha approfittato 2-2. Pochi minuti dopo, altro rigore inesistente, questa volta per il Milan, di Ibra, fallo di Mancini su Çalhanoğlu, che non c'era, veramente. Rigore assurdo, come quello della Roma. E per fortuna riusciamo su un altro calcio da fermo, svirgolata di Ibra e Kumbulla a porta vuota che butta dentro. E poi proprio pochi secondi prima del fischio finale, questa occasione di Romagnoli veramente clamorosa per un 4-3 che forse sarebbe stato giusto, ma beffardo, perché proprio all'ultimo secondo dei 4 di recupero, poi prolungati per un infortunio a Bagnez. Ottimo punto, la Roma sale a 8 punti, 2 vittorie con Udinese e Benevento, 2 pareggi con Juventus e Milan. Ci sta come ruolino, la sconfitta di Verona a tavolino purtroppo pesa in classifica, però oggi è un ottimo punto contro una squadra che continua a star bene, crea tante occasioni, i suoi giocatori migliori stanno tutti in forma, c'è da dirlo. Ibra sempre eccezionale, Leao sempre una solita macchina lì a sinistra, Salemaker gran bel giocatore, insomma è un ottimo giocatore sia in fase offensiva che anche difensiva, ha fatto tanti raddoppi su Spinazzola. Però chiudiamo bene questo turno di campionato in attesa della sosta per le nazionali, 3-3, partita spettacolare, Roma 8 punti in classifica, pareggiando con Juventus e Milan, direi che il rollino di marcia ci può stare. Oggi era una partita difficile, la Roma l'ha affrontata bene, mancano degli elementi, lo sappiamo, a questa squadra. Non capisco perché faccia giocare Karsdorp. Perez con i suoi limiti è meglio di Karsdorp. Però la Roma è questa. Ora rientrerà anche Smalling, rientrerà Diawara, insomma, altre forze fresche. Oggi mancava anche Perez, che poteva essere un cambio magari utile a partita in corso. Bene così, però un bel 3-3 a Milano non ci sta male. Forza Roma, e ci vediamo ai prossimi video. Ciao amici.